diamo adesso la parola a Salvatore Ceccarelli, genetista internazionale, ex docente all'Università di Perugia, che ci parlerà del rapporto tra il cibo e la salute. Grazie. Guardando il programma avevo paura di essere l'ultimo oratore. Essere l'ultimo è sempre pericoloso perché non si sa se si è la ciliegia sulla torta o la goccia che fa traboccare il vaso. Per cui sono contento di lasciare questo compito a Vincenzo. Io vorrei cominciare traducendovi le prime righe di un lavoro scientifico che è uscito su Science poco più di un mese fa. E il paziente che entrò nella clinica del dottor Lavin, il nome del dottore non importa, all'Università di California, non sapeva quanto malato realmente fosse. Lui aveva una macchia nera sul collo che arrivava fino all'ascella, che poteva indicare una allergia all'insulina, e gli hanno fatto delle analisi, hanno fatto una biopsia e sono accorti che il paziente aveva il fegato molto malato in un vaso da grasso che praticamente schiacciava le cellule, cominciavano a esserci i primi segni di cirrosi. In breve, il paziente aveva il fegato di una persona di mezza età alcolizzata. Il problema era che il paziente aveva 8 anni. Questa è una nuova malattia che nel frattempo si è diventata epidemica negli Stati Uniti. È un aspetto di altre due malattie che sono l'obesità e il diabete, che si sono diffuse recentemente in un modo incredibile, se voi andate a vedere le statistiche. Negli ultimi 15 anni il numero di persone affette da diabete in Italia è aumentato del 36%. Il numero di bambini in sovrappeso nei paesi in via di sviluppo è quasi un quarto del totale dei bambini. Nei paesi in via di sviluppo un po' di meno, ma sta aumentando ad un ritmo superiore a quello dei paesi in via di sviluppo. Per cui il numero di persone in sovrappeso o obesi al mondo negli ultimi 30 anni è passato da 850 milioni a 2 miliardi e 100 milioni. È diventata una vera e propria pandemia, come dicono i medici, nel senso che no. E qui si tratta di cose che sono legate al cibo. E siccome il cibo viene dai semi, io dicevo a qualcuno prima che la serata cominciasse, probabilmente le persone si aspettano che io cominci a parlare di semi, e invece ho deciso di cominciare a parlare di malattie, perché oggi c'è una relazione diretta fra semi, cibo e malattie. Per cui mentre parlare di semi, di biodiversità, di preservazione delle vecchie varietà locali, possono sembrare argomenti un po' romantici, legati all'interesse di pochi. Quando si parla di malattie, soprattutto di malattie, io ecco, vengo al mare da queste parti d'estate e ogni anno rimango stupefatto dal numero di bambini sulla spiaggia ai quali correndo gli balzonzola la pancia. E queste sono tutte cose, come dicevo, legate al cibo, e siccome il nostro cibo deriva dai semi, questo riguarda direttamente il modo e il controllo dei semi. Oggi voi sapete che a livello mondiale il mercato dei semi, che è un mercato che vale miliardi di dollari, è nelle mani di poche grosse corporazioni. Grosso modo il 70% del mercato mondiale è nelle mani di una decina di corporazioni. La stessa cosa vale per il mercato dei pesticidi, visto che siamo in ambiente di agricoltura biologica. Anche questo è un mercato che vale miliardi di dollari, anche questo è nelle mani di relativamente poche corporazioni.
e alcune corporazioni fanno parte sia del monopolio dei semi che del monopolio dei pesticidi, per cui viene da chiedersi ma se la stessa ditta vende semi e pesticidi, per quale motivo dovrebbe vendere semi che danno piante che non hanno bisogno dei pesticidi? Il fatto che il controllo dei semi sia nelle mani dei pochi ovviamente limita a livello globale, in certe realtà in Italia questo probabilmente ancora non si avverte, però a livello globale questo significa limitare le scelte in ciò che gli agricoltori possono seminare. Oggi se voi siete agricoltori negli Stati Uniti e volete coltivare del mais o della soia non geneticamente modificati, è praticamente impossibile, perché se voi andate al mercato il 95% del seme che voi trovate di mais e di soia, in qualunque stato voi siate negli Stati Uniti, è geneticamente modificato, per cui diventa un problema di libertà, non diventa più un problema di scegliere fra un organismo geneticamente modificato e una mais normale, significa seminare o non seminare, visto che il seme è tutto qui. Allora, se le scelte degli agricoltori quando vanno al mercato e comprano il seme sono limitate, questo limita la diversità di ciò che viene coltivato, e siccome il cibo deriva dai semi, questo anche limita la diversità di cibo che noi mangiamo. Noi oggi il 60% delle calorie che noi assumiamo deriva da soltanto tre specie, che sono frumento, gran turco e riso. E queste sono tre specie nelle quali, grazie a un certo tipo di miglioramento genetico, c'è stata la maggiore riduzione di diversità. Quindi anche se noi mangiamo piatti che si chiamano in modo diverso, in realtà mangiamo un cibo molto uniforme. E una delle prime dei primi lavori scientifici che ha cominciato a mettere in relazione non tanto il problema della qualità del cibo, ma proprio il problema della sua diversità con le malattie, è stato un lavoro di qualche anno fa, dove hanno messo in relazione la diminuzione di diversità di cibo che noi mangiamo con una diminuzione della diversità nella nostra flora intestinale. Perché mai dovremmo avere tutti questi microbi dentro la pancia quando poi mangiamo sempre le stesse cose? E questa diminuzione della diversità nella nostra flora intestinale sembra essere direttamente... Il vantaggio di questi treni che passano è che probabilmente questi messaggi arrivano anche lontano. E uno dei... La diminuzione della diversità della nostra flora intestinale sembra essere legata all'aumento della frequenza di malattie a base infiammatoria come l'asma e molti tipi di tumori. Per cui al limite, anche se noi mangiassimo soltanto bio, ma sempre le stesse cose, finiremo con ammalarci lo stesso, perché è la diversità del cibo. E tutto questo fa come controaltare un tipo di miglioramento genetico che è andato in maniera quasi esasperata nella direzione dell'uniformità. Oggi ciò che si coltiva sono linee pure, cioè se voi andate in un campo di frumento, le piante sono l'equivalente di tanti gemelli monozigoti, cioè geneticamente lo stampo l'una dell'altra. E allora certo che c'è bisogno di pesticidi e di erbicidi, perché con piante tutte uguali gli insetti o le malattie trovano un terreno facile, cioè ne mangio uno, le mangio tutte. E quindi il fatto che un certo tipo di miglioramento genetico sia andato in quella direzione ha facilitato anche il sorgere di questi monopoli, perché la ditta che fa il seme fa seme tutto uguale, la stessa ditta vende anche l'erbicida e quindi la frittata è fatta. L'esempio più storicamente meglio conosciuto dell'applicazione di questi concetti è quello che è noto sotto il nome di rivoluzione verde, che è stato il momento storico in cui il miglioramento genetico è veramente andato in maniera quasi completa nei confronti del resto di uniformità. La rivoluzione verde è un termine che è stato coniato
negli anni 70 dall'allora direttore del Dipartimento degli Stati Uniti che si occupa degli aiuti internazionali, e rappresenta una filosofia di ricerca che è basata su un complesso di interventi che debbono avvenire tutti contemporaneamente. In quel caso era il seme di nuove varietà, la meccanizzazione, la coltivazione, l'uso di pesticidi e l'uso di irrigazione. Se uno di questi elementi veniva a mancare, la varietà non funzionava più. Per cui, mentre da un lato, in quel momento storico, parlo degli anni 60-70, si temeva una crisi alimentare a livello mondiale, in quel momento storico, a breve termine, questo è stato scongiurato, a lungo termine questa è diventata una filosofia della ricerca. Per cui, siccome la persona che è stata dietro a questa filosofia della ricerca ha preso il premio Nobel, molti ricercatori hanno pensato che il modo migliore per prendere un premio Nobel era di imitarlo. Per cui la stessa filosofia è stata applicata sul mais e al riso, e ripeto, queste sono le tre culture che ci danno il 60% delle calorie. Per cui ancora oggi molti ricercatori a livello nazionale e internazionale perseguono il miraggio di questa varietà che va bene per tutti. Perché? Perché ovviamente, se voi siete in una stazione sperimentale e producete nuove varietà, ovviamente non producete varietà per la stazione sperimentale, ma per il mondo che è al di fuori della stazione. Ma il mondo che sta al di fuori della stazione è un mondo molto diverso. E come potete fare una varietà per tutto il mondo? Diminuendo le diversità, dando concime dove i terreni sono sterili, dando acqua dove sono aridi, dando pesticidi dove sono gli insetti, per cui tutta questa diversità degli ambienti scompare, e la stessa varietà può essere coltivata per tutti. Si possono fare le cose in modo diverso? Beh, quello che io ho cercato di fare, io ho lavorato per molti anni in un istituto internazionale in Siria, grosso modo dall'80 fino al 2011, e poi ho guardato il mio passaporto, mi sono reso conto della mia età e quindi sono andato in pensione, e adesso continuo a occuparmi di queste cose a livello di consulente. E quando ero in India, a un certo punto io ho fatto una sorta di esame di coscienza e mi sono accorto del pericolo di fare tutto questo lavoro dentro una stazione sperimentale. E ho cominciato a trasportare la ricerca che facevo, che era fondamentalmente il miglioramento genetico per fare nuove varietà, in quel particolare caso si trattava di orzo, nei campi degli agricoltori. E ho fatto degli agricoltori i miei collaboratori, con pari diritti di decisioni in qualunque momento del processo. Questo è andato avanti con un certo successo in molti paesi. Io ho cominciato in Siria, poi in Tunisia, in Marocco, tutto il Nord Africa, parte dell'Africa centrale, lo Yemen, l'Iran, quando poi nel 2008 ho cominciato a rendermi conto che questo modello, questo modo di lavorare, anche se creava molta diversità, perché alla fine ogni villaggio diventava un centro di ricerca, selezionavano le cose che andavano bene lì, per cui in ogni villaggio selezionavano cose diverse, questo e ovviamente c'era un aspetto che io come biologo non avevo anticipato, ed è l'aspetto del fatto che gli agricoltori riguadagnavano molto potere decisionale, e questo a molti governi non piaceva, e quindi io ho cominciato ad avere grossi problemi con il Ministero dell'Agricoltura siriano. Ho cominciato ad avere grossi problemi con il governo locale di una provincia dell'Iran in cui ancora oggi non posso mettere piede, e allora ho pensato a un modello di miglioramento genetico che rendesse gli agricoltori molto più indipendenti, pur senza escludere la partecipazione delle istituzioni nel caso che le istituzioni volessero partecipare. Questa è una cosa non inventata da me, perché era stata già l'Università di California, Davis, aveva addirittura teorizzato già negli anni 30-40 gli enormi vantaggi di coltivare i miscugli.
Nel 1956 un ricercatore americano ha pubblicato un lavoro formale chiamando questo metodo un metodo di miglioramento genetico evolutivo, che consiste nel dare agli agricoltori, anziché una varietà finita, un miscuglio di tante cose diverse. Cioè io do, e qui vedo, anche se fa finta di non guardarmi, un agricoltore che quest'anno ha coltivato nel suo terreno, su circa un ettaro e poco più, perché non avevo molto seme, un miscuglio di 2000 varietà diverse di frumento tenero. Cioè voi avete un campo in cui non ci sono due piante uguali, che ovviamente è un, per chi ama l'uniformità è un pugno in un occhio. Che succede in questi miscugli? Beh, se si tratta di specie come il frumento, il riso o l'orzo che si autofecondano, avvengono sempre un 2, 3, 4% di incroci naturali. Quindi voi seminate, le piante crescono, fioriscono, fanno un po' di incroci, il che significa che il seme che raccogliete non è esattamente quello che avete seminato, cioè la popolazione cambia e siccome è sotto la pressione della selezione naturale cambia, nel senso che le piante che quell'anno su quel terreno con quel tipo di coltivazione producono di più saranno più rappresentate l'anno successivo. Ma siccome gli anni sono tutti diversi, questa popolazione in realtà si muove un po' a zigzag. Ma se la tendenza a lungo termine è verso anni più secchi e più caldi, gradualmente la popolazione diventa adattata a quegli ambienti. Nelle specie che invece si incrociano, come tanto per non parlare dei presenti, dello zucchino e del granturco, questo processo avviene con una rapidità straordinaria. E quindi io pensavo che una volta che l'agricoltore aveva tra le mani, o meglio nel suo campo, queste popolazioni, si poteva divertire a utilizzarla da solo o con la partecipazione dei ricercatori per fare della selezione, da cui poi si poteva selezionare un po' sui formi. E soprattutto questo miscuglio lo metteva nelle condizioni di continuare questo lavoro più o meno all'infinito, per cui cambiava il clima, cambiava il mercato, lui cambiava tipo di agricoltura, passava dal convenzionale al biologico, gradualmente questa popolazione si adattava. Io ho cominciato questa cosa nel 2008 con l'orzo, poi nel 2009 i miei colleghi che facevano il frumento duro e il frumento tenero mi hanno dato i loro miscugli. Io questi miscugli, il miscuglio dell'orzo l'ho mandato in 5 paesi, fra cui l'Iran. In Iran questa metodologia ha immediatamente affascinato sia gli agricoltori che alcuni ricercatori. Un ricercatore in particolare, visto il miscuglio dell'orzo, ne ha fatto uno di frumento tenero utilizzando tutti i frumenti iraniani e ha cominciato a diffondere. Io poi sono stato un anno senza andare perché avevo problemi di visto e quando sono andato ho scoperto, mi sono incontrato con delle persone che non avevo mai visto prima. E insomma, quello che era successo è che un gruppo di agricoltori, in realtà di panettieri, hanno pensato di utilizzare questo miscuglio per farci della farina e farci del pane. Hanno avuto un po' di problemi all'inizio, poi sono riuscito a mettere a punto la tecnica ritornando a metodi tradizionali di fare il pane e dopo circa 6 mesi che questo pane era in commercio hanno cominciato a ricevere telefonate dei clienti che gli chiedevano che cosa mai ci avessero messo in questo pane, perché tutti quelli che mangiavano questo pane si sentivano molto meglio, anche persone che non potevano mangiare pane in precedenza, eccetera eccetera. Noi abbiamo rifatto la stessa esperienza qui in Italia e persone affette da forme più o meno accentuate di celiachia possono mangiare benissimo questo pane senza nessun problema. Quindi abbiamo scoperto che anziché essere utilizzati per fare selezione, questi miscugli, almeno in certe specie, possono essere usati direttamente come colture. Con vantaggi straordinari, perché come dicevo prima, se voi coltivate un miscuglio così complesso,
Intanto avete, io questi li ho visti adesso nelle Marche, li ho visti in Sicilia, li ho visti nel Molise, li ho visti in diversi paesi, tutti gli agricoltori mi dicono che una volta che voi seminate un miscuglio, questi campi sono straordinariamente puliti senza fare nessun uso di diserbanti. Per di più, è facile immaginare, se voi pensate di essere un insetto o una malattia, entra in un campo in cui le piante sono tutte uguali, dovete andare alla ricerca di quella che è suscettibile. Per cui in realtà in questi campi si può vedere una foglia con qualche macchietta da una parte, l'insetto che si è mangiato un pezzo di stero dall'altra, però mai danni che richiedano l'uso della chimica. Per cui anche chi non ha mai pensato di diventare un agricoltore bio lo diventa quasi involontariamente, perché non c'è nulla contro cui trattare. Allora adesso questa sta diventando una cosa che noi stiamo diffondendo, l'istituto, il CREA di Monsanpolo e l'Università, la Facoltà di Agraria dell'Università di Perugia sono due istituzioni qui in Italia che stanno dimostrando un certo interesse per questa metodologia, per cui la stanno applicando anche alle piante da orto. Enzo Malavolta, che si allontana sempre quando lo cito, e lui da qualche anno coltiva un miscuglio di zucchini, anche quello, se voi pensate che i consumatori sono abituati a zucchini fatti con lo stampo, lui è riuscito a utilizzare questo miscuglio intanto per fare delle selezioni e poi per raggruppare zucchini che più o meno si assomigliano, per cui lui riesce comunque ad avere un ricavo anche utilizzando il miscuglio. Io questo adesso lo sto facendo in un certo numero di paesi, ma a me sembra che in un festival della biodiversità il miscuglio uno potrebbe considerare quasi un inno alla biodiversità, nel senso che in uno spazio ristrettissimo, io rifacendomi a quello che diceva chi mi ha preceduto, è di fatto una banca del seme in evoluzione nelle mani dell'agricoltore, perché in un ettaro di miscuglio ci sono centinaia di migliaia di tipi diversi che si evolvono gradualmente, per cui è una tecnica che può ha questi enormi benefici in termini di salute. Quindi è una tecnica che migliora il tipo di cibo che noi facciamo, riporta diversità nei campi ed è un modo molto dinamico e molto buon mercato per adattare le colture ai cambiamenti climatici. E se voi mettete insieme la strategia dei miscugli con l'agricoltura biologica, beh, alla fine avete un quadro completo, perché quando si parla di cambiamenti climatici si parla sempre di due strategie. Una è l'adattamento delle culture e l'altra è il mitigare gli effetti serra. Beh, l'agricoltura biologica ha questo effetto di mitigare e il miscuglio ha la proprietà di adattare le culture ai cambiamenti climatici. Grazie.